Ciao a tutti e bentornati su Diario d'Orchidee. Se siete nuovi del canale, benvenuti. Mi presento, io sono Micaela, un'appassionata di orchidee, e vi racconto in questo canale come le coltivo. Ci saranno però anche un po' di notizie su mostre, eventi, gite che riguardano le orchidee, e questo video è proprio uno di quelli. Sono stata lo scorso giugno a Milano in occasione del Fuori Salone e sono stata a trovare Luigi Gallini nella sua serra. Ho raccolto tantissime immagini che vorrei farvi vedere in questo video, mentre vi racconto un pochino di come è andato questo weekend milanese, diciamo. Sono partita da Roma con il treno e sono arrivata a Milano per il weekend. Ho visitato diverse installazioni in occasione del Fuori Salone a Milano ed è una manifestazione veramente molto molto interessante. Proprio per i non addetti ai lavori ci sono delle particolari installazioni, vetrine, spettacoli, veramente tutta la città si anima e si organizza per creare qualcosa di speciale per quel weekend. Sarebbe stato bellissimo riuscire a vedere tutte le manifestazioni e tutte le installazioni, ma era davvero impossibile perché tutta la città e tutti i quartieri brulicavano davvero di qualcosa di molto molto bello da vedere. Il tema poi era quello un po' della sostenibilità, delle soluzioni ecologiche, quindi insomma era un aspetto un po' green in cui ho trovato tantissime installazioni ispirate proprio a tema piante e per cui molto molto belle da vedere. Mi è piaciuta tantissimo l'installazione di Timberland, ha creato un po' un'isola, un parco con alberi e piante proprio sopra la darsena. Ho fatto una fila lunghissima per riuscire ad entrare e poi in realtà il percorso era piccolino, ci volevano pochi minuti a vederlo, però era veramente carino essere lì al centro della darsena, guardarsi intorno e vedere Milano però incorniciata da queste bellissime piante. Tra l'altro poi, se non sbaglio, le piante sono state donate ad uno dei parchi di Milano, quindi sono andate anche a rinverdire proprio un po' la città. Sono stata poi a vedere l'installazione ad Alcova, che era veramente molto molto emozionante, particolare. Praticamente queste strutture, questi palazzi erano un ex ospedale militare gestito da suore, e c'erano questi palazzi, queste stanze un pochino con l'aspetto comunque un pochino abbandonato, e vedere queste installazioni così ricche di verde, di piante all'interno di un palazzo che sembrava un po' abbandonato davano proprio la sensazione di essere in un mondo un po' magico in cui la natura si è un po' ripresa possesso, no? del suo spazio. Quindi bellissima anche quella lì. Veniamo però, dai, vi racconto della serra di Luigi Gallini, che è veramente molto molto bella. Si arriva veramente facilmente da Milano, quindi se siete insomma in zona o anche se venite da lontano, arrivate con il treno a Milano, poi si va nella stazione Garibaldi e da Garibaldi si prende, con la compagnia Trenord, si prende un trenino che va a Belgirate. In tutto direi che da Garibaldi a Belgirate credo che sia un viaggio di un'oretta, non ci è voluto davvero tanto, è stato veramente molto molto piacevole e molto rilassante come viaggio. Quando siamo arrivati a Belgirate, c'è praticamente, appena si esce dalla stazione, proprio subito, c'è un sottopassaggio che serve, diciamo, ad andare al di là della ferrovia, e proprio lì di fronte c'è subito l'ingresso della serra di Luigi Gallini, quindi una semplicità proprio incredibile per raggiungerlo, perché è veramente molto molto ben collegato se dovete andare con i mezzi. C'è anche un B&B da Luigi Gallini, quindi c'è la possibilità anche di alloggiare lì se volete rimanere per la notte, perché dopo vedrete che ci sono le immagini del lago Maggiore e di Isola Bella, che veramente meritano una visita perché sono un paradiso. Nella serra di Luigi Gallini erano ospiti anche Viviana dello Scrigno di Nebbia con le sue piante, perché era un open day. Normalmente potete visitarla su appuntamento, la serra di Gallini, ma in un paio di occasioni durante l'anno apre la serra al pubblico e ci sono questi open day.
La serra è veramente molto carina ed è collocata proprio all'interno di un boschetto. Durante l'estate apre un po' tutto e quindi queste orchidee vivono praticamente nella foresta tropicale come se fossero in natura. C'erano delle piante veramente bellissime. Tra l'altro passa anche una sorta di corso d'acqua praticamente all'interno della serra, c'è una sorta di grata, di ponticello su cui si cammina e sotto passa l'acqua, quindi c'è un'umidità strepitosa per le orchidee. E da Luigi potete trovare veramente di tutto, è appassionatissimo di orchidee e ci sono ibridi, ci sono specie botaniche, dendrobium, minuscole scoenorchis, aerangis, phalaenopsis, ci sono grandissime cattleya, c'era la lelia tenebrosa in fiore, delle piante veramente strepitose, bellissime. Ho fatto shopping naturalmente e avevo preso un ibrido di Cuthbertsoni che con il caldo di quest'estate non ce l'ha fatta e mi dispiace perché era quello a fiore rosa che mi piaceva molto, ma purtroppo ho esagerato a voler provare a prendere questo ibrido di Cuthbertsoni perché è un dendrobium che vuole delle temperature massime intorno ai 20 gradi d'estate. Era ibridato con il levifolium, quindi con un dendrobium da caldo, e in teoria un 26-28 gradi con una buona umidità, dai anche 30 ce l'avrei potuta fare, ma quest'estate è stata una cosa terribile, faceva 42-43 gradi continuamente, e poi la cosa grave è che non c'erano quelle notti leggermente fresche, ventilate, con la brezza del mare che di solito c'erano stati negli altri stati, magari morivamo di caldo tutto il giorno, però poi una volta che tramontava il sole la sera si alzava un attimo quel leggero venticello, la temperatura rinfrescava, magari facevano ancora 26-28 gradi di notte, ma non erano mai 35-36 fissi che ha fatto per settimane e settimane quest'anno. Tra di voi, tra qualcuno ecco, che è qui a guardare il video, sicuramente ci sarà qualcuno che sa bene di cosa parlo, insomma. Torniamo un attimo alle orchidee, sono stata contentissima anche di aver conosciuto Eric, che è un ragazzo con cui ci scriviamo sempre su Instagram, appassionatissimo anche di bonsai, quindi se vi capita anche di avere Instagram, se vi capita di usare Instagram, il suo nome è Eric B. Green e magari potete passare a vedere il suo profilo perché anche lui è veramente molto bravo sia con le orchidee, sia con piante verdi che con bonsai. Una volta finito il tour nella serra, siamo andati con il traghetto a visitare Isola Bella e siamo entrati proprio nel palazzo che ha dei giardini veramente spettacolari, bellissimi, con i pavoni, c'era la stanza quella tutta costellata di conchiglie. È veramente un posto molto molto bello che vi consiglio di visitare se vi trovate in zona e abbiamo mangiato benissimo tra l'altro in uno dei ristorantini che sono lì fuori nel borghetto e quindi che dire, veramente una gita molto molto piacevole e devo essere sincera, non vedo l'ora che Luigi organizzi di nuovo un altro open day, magari ecco sempre verso giugno, sarebbe perfetto perché è una bellissima stagione e sicuramente vorrò tornare perché mi sono divertita davvero tanto. Spero tanto che le immagini di questa gita vi siano piaciute, le avevo prese con il cellulare in realtà perché non avevo ancora iniziato a districarmi, insomma a destreggiarmi un po' con la fotocamera che avrebbe insomma anche una buona qualità, ma comunque dai anche con l'iPhone sono venute delle belle riprese. Spero che vi siano piaciute, io intanto vi mando un grande abbraccio e ci vediamo domani con un altro video. Ciao!